Carissimi amici, padre Ottavio è rientrato qui a Fossano, ha fatto un lungo periodo a Capo Verde, ha girato diverse isole. Come hai ritrovato Capo Verde? Beh, un Capo Verde che ha voglia intensa di vivere, non ha sofferto molto per la pandemia, ha sofferto, ci sono stati morti, ci sono ancora dei morti, però in una situazione totalmente diversa sanitaria che non quella europea e italiana. Capo Verde sono persone anziane, non c'è un servizio sanitario così alto come il nostro. Comunque Capo Verde ha affrontato bene questa pandemia e penso si sta muovendo correttamente dal mio punto di vista. Certamente gli investitori stranieri non conosco, quindi non posso pronunciarmi su questo aspetto. Ci interessava anche sapere questo ritmo di vita. Hai ritrovato il ritmo di vita? Hai ritrovato qualcosa che qui non riesci ad assaporare? Ti sei gustato di nuovo le giornate capoverdiane? La veranda di Capoverde? Quando uno arriva in Capoverde, almeno quando io arrivo in Capoverde, è un'altra dimensione per me. Voi a livello di incontro con i miei confratelli, voi immerso anche nel lavoro come sono a Fogo, no? Il centro delle case del sole dove c'è tutta l'attività, c'è la costruzione dell'hospice e quindi sono in una dimensione di vita, di impegno, ma con respiro. L'Europa e anche la nostra realtà piemontese, si sente che c'è un peso, no? Di movimento, mentre Capo Verde è un movimento molto più lento, più sereno, più umano, direi. Questo l'ho vissuto. Quindi, insomma, l'hai goduto questo? Sì, l'ho goduto e spero di ritornare appena possibile, motivato, non solo per viaggiare. Benissimo, allora con questo augurio di tornare, speriamo di tornare anche noi. E padre Ottavio vi dà il suo saluto. Andiamo avanti. Con fiducia sempre. Amsterdam.